succedeva sempre che a un certo punto uno alzava la testa e la vedeva. È una cosa difficile da capire, voglio dire, ci stavamo in più di 1000 su quella nave, tra ricconi in viaggio, emigranti, gente strana e noi. Eppure c'era sempre uno, uno solo, uno si girava verso di noi, verso la nave, verso tutti e gridava «L'America!». Poi rimaneva lì, immobile, come se fosse dovuto entrare in una fotografia con la faccia di uno che, beh, l'aveva fatta lui, l'America. La sera dopo il lavoro e le domeniche si era fatto aiutare dal cognato, un muratore, brava persona. All'inizio aveva pensato in qualcosa incompensato, poi gli ha preso un po' la mano e ha fatto l'America. Quello che per primo vede l'America, su ogni nave ce n'è uno, e non bisogna pensare che siano cose che succedono per caso, no. E nemmeno per una questione di diottrie. È il destino quello. Quella è gente che da sempre ci aveva già quell'istante stampato nella vita. E quando erano bambini, tu potevi guardarli negli occhi. E se guardavi bene, già la vedevi. L'America. Già lì, pronto a scattare giù per nervi e sangue. Da lì al cervello, dal cervello fino alla lingua. E fin dentro in quel grido, America! E in quegli occhi di bambino, tu già la vedevi. Tutta l'America. Lì. Ad aspettare. Questo me l'ha insegnato Danny Woodman di The Lemon 900, il più grande pianista che abbia mai suonato sull'oceano. Negli occhi della gente si vede quello che vedranno, non quello che hanno visto. Così diceva, quello che vedranno. Io l'ho visto di Americhe, 6 anni su quella nave, 5-6 viaggi ogni anno, dall'Europa all'America e ritorno. E sembra mollo nell'oceano. E quando scendevi a terra non riuscivi neanche più a pisciare dritto nel cesso, perché lui era fermo, lui! Ma tu continuavi a dondolare. Perché da una nave si può anche scendere, ma dall'oceano. La prima volta che ci sono salito avevo 17 anni e di nulla mi fregava nella vita se no di suonare la tromba. Così quando venne fuori quella storia che cercavano gente per il piroscafo al Virginian, mi misi in coda. Io e la tromba, gennaio 1927. Le abbiamo già i suonatori, disse il tizio della compagnia. Lo so, e mi mise a suonare. Lui se ne stette di fermo, a fissarmi, senza muovere un muscolo né dire una parola. E quando ebbe finito mi chiese, cos'era? E io, non lo so. Gli si illuminarono gli occhi. Quando non sai cos'è, allora è jazz! Fece una strana smorfia con la bocca, una specie di sorriso. Aveva un dente d'oro. Proprio qui, sembrava l'avesse messa apposta in vetrina per venderlo. Ci vanno matti per quella musica, lassù! Con lassù, intendeva sulla nave. E quella specie di sorriso significava che mi avevano preso. Suonavamo 3-4 volte al giorno. Prima per i ricchi della classe di lusso, poi per quelli della seconda, e certe volte andavamo anche da quei poveracci degli emigranti e si suonava per loro. E certe volte anche loro suonavano con noi. Ma suonavamo così, come veniva, senza la divisa. Suonavamo perché l'oceano è grande e fa paura. Suonavamo perché non sentissero passare il tempo e si dimenticassero chi erano e dove erano. Suonavamo per farli ballare, perché se balli ti senti Dio e non puoi morire. E suonavamo ragtime, perché la musica su cui Dio balla, quando nessuno lo vede, su cui Dio ballava, se solo era negro.